Il collega Forciniti che voleva intervenire sull'ordine dei lavori, prego collega. Sì, grazie Presidente. Per evidenziare a quest'Aula le dichiarazioni rilasciate ieri dal sottosegretario agli interni Carlo Sibilia nel corso della trasmissione Un giorno da pecora, che evidentemente oggi conta più del Parlamento italiano, queste dichiarazioni sono, io le leggo in maniera testuale. Da domani 10 novembre, che sarebbe oggi, saranno vietati i cortei e questo vale per tutte le manifestazioni, non solo per quelle Novax. Non si può continuare così ogni fine settimana, dopo 15 fine settimana, con le città che vengono messe in ginocchio da ogni tipo di protesta. Va bene manifestare, ma quando assistiamo a scene come alcune di quelle che abbiamo visto, puntini sospensivi, e se non si rispettassero le regole e si facesse il corteo, si interromperà la manifestazione perché si contravverrebbe alla legge. In quel caso ci sono le forze dell'ordine. Allora, si può essere d'accordo contro l'espressione nel merito che stanno portando avanti tutti i cittadini che protestano in questi mesi, in queste settimane. Si può essere contro o d'accordo una strategia di estrema repressione che il nostro Ministero dell'Interno e il nostro Governo sta portando avanti, ma io trovo clamoroso, incredibile, inaccettabile che questo Parlamento sia tagliato fuori da questa discussione. Cioè, qui non si discute di questo, cioè, noi stiamo stringendo, stiamo chiudendo le piazze, stiamo impedendo ai cittadini di manifestare liberamente e il Governo lo annuncia ad un giorno da pecore e questo Parlamento non ne può neanche discutere. Ognuno può avere l'idea che vuole. Io, per esempio, penso che questa strategia, oltre che essere incostituzionale e gravemente lesiva del diritto allo sciopero prima, del diritto al lavoro, del diritto anche alla manifestazione e alla riunione, sia anche controproducente, perché sta creando uno scontro sociale, sta incattivendo sempre di più le persone che sono sotto ricatto. Se anche si pensi che l'obiettivo è quello di vaccinare il più possibile, in questo modo si sta sortendo l'effetto contrario. Perché il fattore principale è la fiducia che deve esserci fra istituzioni e cittadini. Se c'è un ricatto in corso, i cittadini si mettono sulla difensiva e infatti dopo il Green Pass schizzano alle stelle i tamponi e si schiantano verso il basso le curve dei nuovi vaccinati. Io la penso così, ma magari quest'Aula pensa che sia giusto reprimere e usare il pugno di ferro contro i cittadini. Però discutiamone in quest'Aula. Deve venire qui il ministro, la ministra Lamorgese, perché si deve confrontare con questo Parlamento sulla strategia che riguarda l'ordine pubblico in questo Paese, perché è inaccettabile continuare così, con queste strette. E poco fa ho sentito anche l'intervento del Movimento 5 Stelle, che ha detto che non si può impedire ai cittadini di manifestare il proprio pensiero. Appunto, discutiamo di questo, confrontiamoci tutti e cerchiamo di capire, e il Governo ci deve spiegare cosa ha intenzione di fare, se questa strategia è quella migliore in questo momento in un Paese dilaniato da tensioni sociali sempre crescenti. Allora, io già settimana scorsa avevo proposto una richiesta di informativa urgente, comunque avevo chiesto che la ministra Lamorgese venisse qui a riferire su quello che sta facendo. Non ho avuto alcuna risposta. Io non accetto più di essere lasciato qui a sfogarmi senza che nessun altro mi dia almeno una risposta. La Presidenza cosa pensa? Pensa che sia giusto continuare così? O pensa che sia giusto che la Ministra venga qui a riferire? E gli altri parlamentari, al di là dell'idea singola che hanno sulle manifestazioni di queste settimane, non pensano di avere il diritto dovere di dover dire la loro su quello che sta accadendo in questo Paese? Sono io, lui, siamo noi gli unici in questo, a rilevare questa questione. Quindi io vorrei sapere la Presidenza cosa ne pensa e vorrei sapere gli altri colleghi anche se pensano che sia tutto normale quello che sta accadendo in questo Paese, che per quanto mi riguarda non è assolutamente normale, ma almeno discutiamone e confrontiamoci se ancora ha un senso tenere in piedi questo Parlamento, altrimenti lo chiudiamo, ci andiamo tutti a casa, chiudiamo anche le piazze ai cittadini, ci barrichiamo tutti, ci chiudiamo nelle case e incoroniamo Draghi, sultano del Draghistan. Collega Forciniti, la sua richiesta verrà riportata in sede di conferenza alla Presidenza per le valutazioni, al Presidente per le valutazioni del caso.